Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi un nuovo book tag, anche se definirlo tale è un po' riduttivo perché entra molto nel profondo e in realtà non vi parlerò di tantissimi libri. Il tag in questione si focalizza sulla propria identità ed è un tag creato da Iris, troverete linkato qua sotto in descrizione. Io in particolare ho visto il video di Ariel Bisset, comunque troverete tutti e due i video qua sotto. La prima domanda è: presentati, quali sono le tue identità? Ed è una domanda che potrebbe sembrare banale, semplice, in realtà mi ha messo un tantino in crisi. Nel senso, so esattamente chi sono, Donatella, sono una donna di 26 anni, però cos'è che realmente mi definisce come persona? È qualcosa che mi ha fatto pensare tanto, perché definirmi etero può dire qualcosa della mia sessualità, ma allo stesso tempo non credo mi definisca che sia la mia identità come persona. Al di là di questo, sono italiana, però mia madre è ungherese, quindi anche se sono nata e cresciuta sempre qua in Italia, ho origini anche ungheresi. E questo penso che dica tanto della persona che sono. Qual è stato il primo libro, film, telefilm, media, insomma, in cui ti sei sentito rappresentato? Pensavo che fosse questa invece una domanda semplice, perché mi rivedo spesso in alcuni personaggi, ma mi rivedo magari nel loro carattere, nelle loro azioni, non mi rivedo come persona rappresentata al 100%. Un libro in cui mi sono sentita molto vicina a sentirmi rappresentata è Abigail di Sabo Mokdo. Non mi sono sentita rappresentata da un personaggio in particolare, ma proprio dal libro. Nonostante io avessi già letto dei romanzi ungheresi, in particolare di quest'autrice, è stato il primo libro che mi ha fatto capire quanto mi manca nella mia cultura, diciamo, personale, nella mia lettura, leggere qualcosa ambientato in Ungheria, scritto da uno scrittore ungherese. È una cosa a cui non avevo mai pensato, non avevo mai sentito effettivamente la mancanza di qualcosa finché non mi sono imbattuta in questo libro. Non tanto perché parli chissà quanto dell'Ungheria, delle tradizioni, però quei riferimenti mi hanno fatto sentire veramente a casa ed è qualcosa che difficilmente riesco a trovare in altri romanzi. E questo quindi mi ha fatto riflettere tanto su quanto mi manchi la letteratura ungherese, quanto non sia presente nella mia vita questo aspetto che invece mi rappresenta. E in generale, di libri con protagoniste ungheresi o che siano per metà italiani e ungheresi, penso che ce ne siano pochissimi o nessuno. Io almeno non ho mai letto nulla del genere e non mi sono mai imbattuta neanche per caso, neanche volendo in realtà, in questi tipi di libri. È una cosa molto difficile da spiegare, perché nonostante siano due paesi abbastanza vicini geograficamente parlando e non troppo distanti nemmeno dal punto di vista culturale, l'Italia e l'Ungheria sono comunque due stati diversi. E il fatto che non ci sia nella letteratura qualcuno che è per metà italiano e metà ungherese, delle protagoniste ad esempio dei fantasy piuttosto che romanzi contemporanei, romance, thriller e quant'altro, non è che mi pesi, ma sento la mancanza di questo. Ed è una cosa a cui non ho mai riflettuto finché non ho letto questo libro, che mi ha fatto provare appunto questi sentimenti, che mi ha fatto riflettere tanto sulla, diciamo, rappresentazione nella letteratura, ma in generale può essere applicato questo concetto anche per quanto riguarda film e telefilm. E ripeto, sono due paesi che magari possono sembrare molto vicini, per alcuni aspetti lo sono anche, ma sono comunque due cose diverse. Io quando ero piccola non ho sofferto particolarmente il fatto di avere un genitore, diciamo, straniero e uno italiano, perché sono nata qua, ho fatto le scuole qua, insomma, anche esteticamente non si capisce che sono per metà di un altro paese che non sia l'Italia. Quindi difficoltà in questo senso non ne ho avute, se non nei momenti in cui mi rincontravo con la mia famiglia ungherese e parlavo ungherese con loro. Allora lì sì, la gente magari mi additava perché parlavo una lingua che sembrava una barzelletta, non è molto difficile. L'ungherese può sembrare anche complicato, insomma è una lingua veramente molto particolare che parlano in poche persone solo gli ungheresi. Nonostante io abbia sempre vissuto qui in Italia, nonostante io
mi senta più italiana che ungherese, non mi sento e non mi rivedo al 100% nell'Italia. Non so come definirlo, ma c'è qualche cosa che mi fa sentire diversa ed è qualcosa che non sono mai riuscita a trovare da nessuna parte. Se non magari parlando quelle pochissime volte con delle persone appunto per metà ungheresi, italiane ungheresi o viceversa, ungheresi con dei parenti italiani. Un discorso complicato e molto lungo da fare, me ne rendo conto, quindi passiamo alla prossima domanda, che chiede infatti se c'è un personaggio del tuo genere preferito che ti rappresenta, e in questo caso purtroppo no, il mio genere preferito è il fantasy e non ho mai trovato un personaggio che fosse italiano, metà ungherese, eterosessuale, assolutamente sì, la letteratura ne è strapiena, ma per quanto riguarda le origini, il mondo ha bisogno di un libro del genere? Probabilmente no. Ma io non mi sento sempre rappresentata al 100%, perché, ripeto, nonostante io mi senta molto vicina a questa nazione, sia a livello culturale, linguistico e quant'altro, sento che c'è qualche cosa che mi manca, c'è qualcosa che non mi completa. Ed è una cosa che secondo me viene percepita anche dagli altri e che spesso mi ha isolato dalle persone, perché ero sempre alla ricerca di quel qualcosa che non riuscivo a capire, ma che non riuscivo appunto a trovare qua. Ed è la stessa sensazione che magari provo quando vado in Ungheria. Quando sono qua in Italia non sento costantemente che qualcosa mi manca. Quando vado in Ungheria mi rendo conto di tutto quello che mi manca, che non ho qua in Italia, ma anche viceversa, delle cose che là non ho di questo paese. Continuando però con le domande, qual è stata la rappresentazione peggiore della tua identità che hai mai letto? Per quanto riguarda il lato essere donna eterosessuale, direi che è una cosa che mi ha sempre infastidito nei libri, soprattutto che leggevo da giovane, da adolescente, era la protagonista ragazza che doveva essere corteggiata dal ragazzo, era lui a dover fare i primi passi sempre e comunque, e lo scopo della storia era stare con un ragazzo, sposarsi, fare figli. Oppure che ci fossero delle cose, dei lavori, passioni esclusivamente per donne, esclusivamente da uomini. Probabilmente non lo saprete, ma il mio sogno nel cassetto da bambina era diventare meccanico come mio padre e sono sempre stata scoraggiata in questo perché non è un lavoro da donne. Quando ero più piccola eravamo già anche un po' più indietro di adesso, però sento che è una cosa che non è totalmente scomparsa. Rimane comunque questo: ci sono lavori da uomini, lavori da donne, passioni per uomini, passioni per donne, e penso sia un concetto super antico, perché non penso che un lavoro, una passione debba dipendere dal genere. E quindi non cito un libro solo perché ce ne sono tantissimi, ma anche di film. È una cosa che mi ha sempre irritata, perché io sono cresciuta per un certo periodo con questa concezione, anche per quanto riguarda i cartoni animati. La donna non era donna se non aveva un uomo a fianco, cosa che non è assolutamente vera. Per quanto riguarda invece la miglior rappresentazione, vi ho già citato Abigail, ma ad esempio nei libri fantasy che mi piacciono, qualcosa che si avvicina molto per quanto riguarda l'identità sessuale, direi assolutamente Vin di Mistborn. Mi sono dimenticata di tirarlo giù dalla libreria, ma penso che ce l'abbiate presente perché parlo sempre di questo libro, perché la protagonista secondo me in qualche modo riesce un po' a sfatare questa distinzione, il solo gli uomini sono forti, solo gli uomini devono fare questo lavoro, solo gli uomini devono regnare, solo gli uomini sono gli eroi della storia e qualcosa del genere, e penso quindi che il personaggio di Vin sfati tanti di questi pregiudizi. E infine, pensi che le tue identità sono rappresentate male o non sono rappresentate abbastanza nei libri che leggi? Assolutamente sì, per quanto riguarda l'identità nazionale, vogliamo chiamarla, culturale, non mi rivedo mai sotto questo punto di vista nei personaggi che leggo, tantomeno in quelli che guardo ad esempio nei film. Per quanto riguarda invece l'aspetto della donna
indipendente dall'uomo che non ha come unico scopo nella vita di sposarsi e fare figli, penso che ci siano tanti libri. Sono contenta che ci siano sempre più libri aperti alla diversità, che parlino di diversità. Recentemente ho letto un libro ambientato nello spazio che però parla tanto di identità, diversità culturale, sessuale. Secondo me è molto bello, ho fatto la recensione l'altro giorno, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Si chiama Il lungo viaggio di Becky Chambers, ma in generale anche nei contemporary che ultimamente non sto leggendo. Leggendo le trame, però, le opinioni di altri, mi sembra di vedere sempre più spazio dedicato a personaggi diversi. Non soltanto per quanto riguarda l'aspetto sessuale, ci sono ancora pochi libri aperti su questa tematica, però sono contenta che siano in crescita, ma anche libri aperti per quanto riguarda personaggi di culture differenti. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione e le vostre esperienze al riguardo qua sotto nei commenti. Se vi va di rispondere a queste domande del tag, mi farebbe un sacco piacere perché mi piace ascoltare anche la storia degli altri, relazioni. In generale penso che sia un tema molto importante sul quale io personalmente non rifletto abbastanza proprio perché non mi vedo così tanto rappresentata e quindi non mi capita di pensarci. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!